patto di investimenti con i suoi centri per l'impiego e quindi anche con il centro minimo condizionale, non si riesce a avere nulla. Lui è Pasquale Tridico, economista e consulente del Movimento 5 Stelle, forse il padre del reddito di cittadinanza così come lo conosciamo. E, come avete appena sentito, potrebbe non funzionare. Una cosa che mi piace fare quando devo definire qualcosa è distinguerla da tutte le altre. Beh, il reddito di cittadinanza non è un reddito di cittadinanza, bensì un reddito minimo condizionato. Al mondo, infatti, non esiste un reddito di cittadinanza, ma la nazione che ci va più vicina è l'Alaska. Come vediamo dal grafico, infatti, a tutti i cittadini dell'Alaska viene garantito un reddito minimo e non un reddito di cittadinanza, che varia anche nel tempo. Questo perché tutte le fonti del reddito minimo provengono dai guadagni dello Stato che ha nel settore delle fonti energetiche. Come vediamo, le fonti sono anche abbastanza minime, infatti oscillano tra i 1000 e i 2000 dollari all'anno e non al mese. Quindi il reddito minimo può essere sostenibile in Alaska sia perché la popolazione è molto piccola in quello stato ed è sostenibile perché le fonti del reddito minimo provengono direttamente da un settore industriale molto remunerativo e gestito dallo stato. Il reddito di cittadinanza, o in inglese meglio conosciuto come basic income, sta a indicare appunto un reddito che è disponibile a tutti i cittadini in qualsiasi classe sociale appartengono e comunque sia costante durante tutto l'arco del tempo e che non sia condizionato, come abbiamo visto in Alaska, alle fonti di guadagno di un determinato settore industriale. Quindi, come abbiamo detto, il reddito di cittadinanza italiano sarebbe un reddito minimo condizionato. Minimo perché fornisce a una persona i soldi per essere al di sopra della soglia di povertà calcolata dall'Eurostat pari a 780 euro. Condizionato perché è posta la condizione che tu debba essere riattivato all'interno del mercato del lavoro e iniziare a cercare un lavoro, pena l'esclusione da questo diritto. Ma perché il Movimento 5 Stelle vuole proporre questo reddito minimo condizionato? Per cercare di risolvere due problemi. Uno è la povertà e il secondo è di cercare di far rientrare nel mercato del lavoro delle persone. Come vediamo dalle statistiche, questi due problemi sono effettivamente reali in Italia. Infatti, dai dati Eurostat vediamo che dal 2010 fino al 2017 le statistiche sulla povertà in Italia sono aumentati il numero di persone povere o a rischio di esclusione sociale, come ho già anche approfondito nel mio terzo video di questo canale. E inoltre un altro problema dell'Italia effettivamente è quello della partecipazione al mondo del lavoro delle persone, soprattutto femminili. E quindi con questo strumento il Movimento 5 Stelle cerca di risolvere questi due problemi. Le politiche sociali di questo tipo vengono anche consigliate dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea in particolare. Infatti nel documento Pilastro Europeo dei Diritti Sociali la Commissione Europea afferma che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro. Inoltre, anche l'articolo 38 della Costituzione italiana impone al governo l'aiuto ai disoccupati, che già avviene, ma diciamo che può essere tranquillamente migliorato. Ritornando al piano europeo, il reddito minimo condizionato esiste in tutti gli altri stati. Però, se dobbiamo fare un paragone con tutti gli altri stati, il nostro tipo di reddito minimo condizionato è il più generoso tra tutti gli stati europei. A livello di risoluzione della povertà, questo reddito minimo condizionato ci sta ed è anche utilizzato da tutti gli altri paesi ed è abbastanza conforme con tutti gli apparati europei e non. Il problema però arriva quando il reddito minimo condizionato proposto dal Movimento 5 Stelle pretende anche di risolvere un altro problema che affligge l'Italia, cioè la partecipazione della popolazione italiana al mondo del lavoro. Risolvendo questo problema, quindi, l'Italia tornerebbe a crescere molto di più rispetto a quanto fatto fino ad adesso. Come si raggiungerebbe questo obiettivo? Qualificando i lavoratori che attualmente non partecipano al mercato del lavoro, potenziando i centri per l'impiego e incentivando le imprese ad assumere più dipendenti. Tutto logico, no? Non proprio. Il modello del reddito minimo condizionato ha diversi limiti, che noi raggrupperemo però in tre grandi categorie per semplificare la trattazione, e cioè lavoratori, centri per l'impiego e imprese. Enunciati i tre grandi anelli che compongono la manovra del reddito minimo condizionato, questi tre grandi anelli li dobbiamo dividere in due parti. Da una parte porremo i limiti generali al modello, quindi questi limiti influenzeranno sia il nostro reddito minimo condizionato, ma anche quello degli altri stati europei che tuttora lo stanno adottando. Dall'altra parte invece mettiamo i limiti al modello nel contesto italiano. Iniziamo con i limiti generali e partiamo ovviamente dai lavoratori. Una delle più grandi critiche al modello è l'assenza di incentivi che invoglino il lavoratore a rientrare nel mercato del lavoro. Infatti,
Se non rientra nel mercato del lavoro, comunque avrà il reddito minimo condizionato, cosa che perderebbe se troverebbe un lavoro anche volendo sottopagato. E se vogliamo, questo problema lo possiamo proporre anche nella colonna dei limiti al paese Italia, perché appunto, come abbiamo visto, la partecipazione al mondo del lavoro da parte delle persone è molto bassa e quindi questa assenza di incentivi si amplifica appunto per quanto riguarda il territorio italiano. Un altro limite al modello generale è la formazione. Infatti, quelli che beneficeranno soprattutto del reddito minimo condizionato saranno persone che hanno lasciato da molto tempo il mercato del lavoro e quindi con basse skill che dovrebbero essere aggiornate o comunque potenziate. E questo è molto difficile. Adesso non vorrei fare l'analfabeta funzionale riportando il mio unico caso come caso statistico sufficiente per descrivere l'intera situazione, però dalla mia parte sono entrato per un certo periodo in questi ambienti dove c'erano persone che dovevano essere formate e vi assicuro che la situazione è veramente complessa perché sono persone molto demotivate e con una bassa scolarizzazione. E in più questo limite generale si amplifica, se vogliamo, anche all'interno del sistema Italia, perché come vediamo da queste statistiche il tasso di scolarizzazione all'interno del paese Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei è molto basso e quindi sarà ancora più difficile rispetto a quello che accade all'interno di tutti gli altri paesi europei formare le persone e averle pronte per accedere all'interno del mercato del lavoro. Per i limiti al modello all'interno del sistema Italia poniamo invece qualche vizietto appartenente ai lavoratori italiani, e cioè il lavoro nero, che alcuni considerano questa proposta del reddito minimo condizionato un incentivo a lavorare in nero, in modo tale che il lavoratore possa proseguire il lavoro in nero e inoltre prendere questo reddito minimo condizionato. Il secondo limite al modello italiano sarebbe quello degli ISEE. Infatti il governo afferma che per accedere a questo reddito minimo condizionato bisogna attestarsi sulla dichiarazione dei redditi, cioè sull'ISEE. Però come ci dicono alcune inchieste, il 60% degli ISEE sono falsi, quindi si rischia che a prendere il reddito minimo condizionato ci siano delle persone che non ne abbiano l'effettivo diritto. Vi lascio la fonte in descrizione. Arriviamo ai limiti per quanto riguarda i centri per l'impiego. I limiti per quanto riguarda il modello generale sono per quanto riguarda i controlli che possono essere effettuati all'interno del centro per l'impiego. È molto difficile controllare se una persona si stia effettivamente formando e quindi si stia preparando per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre è molto difficile controllare se questa persona stia rifiutando alcune proposte di lavoro. Infatti una prassi che potrebbe diventare comune potrebbe essere quella che l'incontro tra impresa e cittadino avvenga al di fuori del centro per l'impiego, e questo facilita il cittadino a rifiutare la proposta di lavoro senza perdere il reddito minimo garantito. Per quanto riguarda i limiti al modello nel sistema Italia è il fatto che attualmente i centri per l'impiego non funzionano, come penso avete sentito anche in tutti i telegiornali. Si calcola che bisognerà avere molto tempo a disposizione affinché questi ricomincino a lavorare e ricomincino a svolgere la loro funzione all'interno di questa catena. Un altro problema è l'abitudine del lavoratore a utilizzare i centri dell'impiego. Infatti, come vediamo dalle statistiche, la prima fonte per cercare lavoro da parte di un italiano è quello di chiedere amici e parenti. E rispetto a tutte le altre nazioni europee, i centri per l'impiego in Italia sono veramente poco utilizzati. Ovviamente si spera che riformandoli i lavoratori li utilizzerebbero di più, però sempre che le abitudini comunque sono difficile da cambiare all'interno dei lavoratori. Vedremo come si evolverà la situazione, però di base il problema comunque esiste. I limiti per quanto riguarda le categorie imprese al modello generale effettivamente non ci sono. Se i lavoratori sono ben disposti e ben formati e se i centri per l'impiego funzionano, se ci sono anche le imprese, il meccanismo funzionerebbe, con alcuni limiti che abbiamo appena esposto. Il problema per quanto riguarda l'applicazione del modello all'interno del sistema Italia è che il reddito minimo condizionato avrebbe molta influenza soprattutto nelle regioni del sud, e come sappiamo all'interno di queste regioni la domanda di lavoro, e cioè il numero di imprese che effettivamente richiedono e il numero di lavoratori, è bassissima. Quindi se comunque ci sono un sacco di lavoratori e vengono formati bene dai centri per l'impiego, ma alla fine non c'è nessuno che richiede le loro competenze, si risolve il problema della povertà, ma non si risolve il problema della disoccupazione e del reinserimento delle persone all'interno del mercato del lavoro. Di tutti questi limiti, Tridico ne è consapevole e anzi è addirittura aperto al dibattito. Tutti sono arrivati sulla partecipazione, sugli incentivi per diversi lavori, sono tutte questioni che non ci stanno. Però tra tutti i limiti elencati, Tridico ha una soluzione soprattutto a uno, e c'è quello dell'assenza delle imprese al sud. Indurre investimenti all'interno delle regioni in cui ci sono poche imprese, secondo lui, assorbirebbe 5 milioni di lavoratori che potrebbero usufruire del reddito minimo condizionato. A questa soluzione però ci sono altri problemi. Infatti, avere degli investimenti che assorbono 5 milioni di lavoratori, beh,
sono tantissimi e ovviamente all'interno della manovra non ci sono. Quindi di base, anche secondo Tridico, immagino, no, adesso non voglio mettergli le parole in bocca, però di base attualmente non ci sono le risorse affinché il reddito di cittadinanza funzioni. Questo problema dell'assenza di investimenti che supportano il reddito minimo condizionato, Tridico ha una soluzione, che sarebbe il reddito minimo condizionato stesso. Infatti, secondo un meccanismo contabile, grazie al reddito minimo condizionato, 5 milioni di persone entrerebbero a far parte del mondo dei disoccupati, cosa che prima non lo erano. E questo, secondo i trattati europei, permetterebbe all'Italia di aumentare il deficit pubblico, quindi di generare delle nuove risorse che andrebbero proprio a investimenti a supporto delle imprese per assorbire questi disoccupati. Dietro tutto questo ragionamento ci sono delle forti critiche che affermano che, da una parte, probabilmente l'Europa non accetterà questo gioco contabile, dall'altra parte invece rimane comunque un problema finanziario. Infatti, supponendo che l'Europa conceda questi nuovi finanziamenti tramite appunto questo giochino, comunque i tassi di interesse su questo nuovo debito bisogna comunque pagarli. Quindi se è vero che da un lato contabile è concesso questo aumento di spesa pubblica, dall'altro comunque ci sarebbero comunque tutti i problemi finanziari di sostenibilità al debito. Per quanto riguarda il giochino contabile, vi lascio in descrizione le fonti sia di Tridico che dell'opposizione che afferma che questo giochino effettivamente non sia possibile. Tralasciando queste ipotesi, che dobbiamo vedere effettivamente se funzioneranno e se l'Europa ce le concederà, la ragioneria dello Stato ci dà già un impatto del reddito minimo condizionato sul PIL e sull'economia italiana. In particolare ci dice che a ogni euro che noi spenderemo sul reddito minimo condizionato, l'economia si arriccherà di 30 centesimi. Quindi tutte previsioni molto lontane dalle aspettative, soprattutto in campagna elettorale, del Movimento 5 Stelle. Fatto moltiplicatore per dire, ne metti un euro e te ne ritornano 6, ne metti un euro e te ne rientrano 10. L'Istat ci dice una cosa in più, e cioè che tutte le risorse impiegate per il reddito minimo condizionato, se fossero impiegate per istruzione e ricerca, genererebbero un impatto sull'economia molto maggiore rispetto al reddito minimo condizionato. Esponiamo le ultime due critiche al modello italiano prima di arrivare forse alla parte più interessante del video. La prima critica riguarda la migliorabilità del decreto. Infatti, quando si tratta di leggi così importanti che riguardano una fetta di popolazione così ampia e che danno dei benefici veri e propri a una fetta di popolazione così ampia, queste leggi sono difficilmente migliorabili. Si è visto con gli 80 euro di Renzi, che prima dicevano che avrebbero abolito e alla fine poi non si è fatto nulla, e anche con i 500 euro dati ai neo diciottenni. Sono tutte riforme che molto politiche, che sono di difficile miglioramento proprio perché avrebbero un costo politico molto alto. L'ultima critica riguarda le risorse. Infatti molti affermano che le risorse stanziate per il reddito minimo condizionato non sarebbero sufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte della popolazione, e a questo ci ha pensato il governo. Infatti all'interno del decreto del reddito minimo condizionato è scritta la seguente frase: e ristabilite la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione del beneficio. Molti da questa frase hanno supposto che se effettivamente le richieste per il reddito minimo condizionato siano superiori rispetto alle risorse disponibili, allora queste risorse verranno redistribuite all'interno dei richiedenti del reddito minimo condizionato, e quindi l'importo che la persona beneficerà tramite questo reddito minimo condizionato sarà molto inferiore rispetto a quella prevista. Ehi là, sono il Giorgio del futuro che sta montando il video, anche se in teoria sarei il Giorgio del passato per voi. Sto montando il video e siamo arrivati a 13 minuti e la parte interessante che vi avevo promesso facciamo che la trattiamo in un altro video. Parleremo del reddito minimo condizionato in rapporto alla tecnologia, e anche dovete sapere che ci sono altre versioni del reddito minimo condizionato e forse anche più interessanti. Però ripeto, non voglio portare questo video troppo alle perle lunghe e quindi ci rivediamo la prossima volta. Prima di lasciarci, in conclusione, cosa ci dobbiamo portare a casa da questo video? Che il reddito minimo condizionato serve per contrastare la povertà, lo stanno facendo tutti gli altri stati ed è supportato anche dalle istituzioni nazionali e internazionali. Mentre per il supporto alla crescita di un determinato paese, questo modello pecca su tanti punti di vista, soprattutto se non coadiuvato con altre riforme che in Italia servirebbero come il pane. Però, ne riparleremo forse anche qui in un altro video. E niente, spero di avervi fatto interessare a questo argomento e di avervi fatto capire più o meno com'è la situazione, e ci vediamo al prossimo video.